Bene, grazie. Allora, Enzo ha già introdotto benissimo la questione, ma adesso insomma, penso che fosse già noto a tutti che il cosiddetto gender oggi in Italia è un tema incandescente che ha suscitato una specie di nuova caccia alle streghe o di crociata, cioè si parla di una crociata antigender. Ecco, l'intento del mio intervento vuole essere semplicemente quello insomma, di sgomberare il campo da questo panico che a mio avviso è stato alimentato ad arte attraverso questo termine. Quindi quello che cercherò di fare brevemente è di dare risposta a tre domande semplici. Che cos'è la teoria o ideologia del gender? Che cosa significa genere? E che cosa sono invece gli studi di genere? Iniziamo dalla prima domanda, quindi, che cos'è la teoria o ideologia del genere? A questa domanda, in apparenza semplice, si può rispondere in almeno due modi, probabilmente in molti modi, ma in almeno due. Il primo è niente. La prima risposta è niente. Che cos'è la teoria del genere, l'ideologia del genere? Niente, non esiste. Questa è una risposta che è stata già data spesse volte in Italia e anche non solo in Italia. Autorevoli associazioni di accademici in Italia hanno detto che la teoria del gender non esiste, ad esempio l'Associazione Italiana di Psicologia, una parte dell'Associazione Italiana di Sociologia, l'Associazione Italiana, la Società Italiana delle Storiche, anche delle studiose eminenti, insomma, nell'ambito della sociologia e della filosofia, come Chiara Saraceno e Michela Marzano hanno detto che la teoria del gender non esiste, quindi la prima risposta è niente. Ecco, il problema è, ma com'è possibile che qualcosa che è niente sta creando tanto panico, sta agitando la società civile italiana in modo insomma, che conosciamo noi? Per capire come questo è possibile, secondo me bisogna dare una differente risposta, secondo cui la teoria del gender o ideologia del gender è un'invenzione della Chiesa Cattolica che mobilita movimenti conservatori e tradizionalisti contro l'avanzata dei diritti delle minoranze sessuali, lesbiche, gay, transessuali, transgender, bisessuali, intersessuali e contro le conquiste del femminismo. In Italia quali sono gli obiettivi di questa campagna contro l'ideologia del gender? È molto chiaro, lo sappiamo, insomma, ma ho cercato di ripeterli, una lotta contro i disegni di legge contro l'omofobia e la transfobia, infatti la grande mobilitazione inizia in realtà con l'approvazione del disegno di legge Scalfarotto, che infatti poi è stato affossato, è stato approvato alla Camera e non è più stato calendarizzato al Senato, quindi gli obiettivi, dicevo, la legge, i disegni di legge contro l'omofobia e la transfobia, i disegni di legge contro gli unioni civili o i matrimoni per lesbiche e gay, e soprattutto poi gli interventi di educazione antidiscriminatoria nelle scuole, come ha ricordato prima Enzo. Quindi un'affermazione forte, diretta la mia, La teoria del genere è un'invenzione della Chiesa Cattolica. Cercherò ora di suffragare questa mia affermazione con i fatti, facendo un po' una storia della diffusione di questo termine e della circolazione, insomma, di questo termine. Allora, l'espressione teoria del genere in realtà non è nuova, è stata donata già verso la metà degli anni 90. Nel 95 era Papa Wojtyla, l'ONU ha organizzato a Pechino una importantissima conferenza mondiale sulle donne e nei documenti finali di questa conferenza compare appunto il termine gender, i documenti erano in inglese e quindi c'era scritto gender. La reazione della Santa Sede a questi documenti finali fu immediata. Fu emesso subito un comunicato che sottolineava come questo termine fosse problematico per la dottrina cattolica, se si intendeva di qualcosa di distinto dal sesso biologico. Iniziò da allora un dibattito all'interno della Chiesa e nelle università cattoliche che si concluse nel 2003, che è la data in cui esce un volume importante che si chiama Lexicon. Pubblicato dal Pontificio Consiglio della Famiglia. Quindi è un grosso volume appunto sull'etica familiare
E in questo volume, che dirige il lei, una specie di enciclopedia, compare anche il lema teoria del gender, accompagnata naturalmente da una netta condanna di quello che è questa teoria del gender. Dopo, e siamo nel 2003, c'è ancora Bottina. Da allora, per circa 10 anni, il termine ha una circolazione limitata, cioè vengono prodotti documenti, vengono prodotti anche dei testi, ma tutto rimane un po' nell'ambito di una pubblicistica colta, insomma, di ambito cattolico, e non suscita ancora le mobilitazioni a cui ci siamo abituati oggi. Queste mobilitazioni iniziano nel 2013, nel 2012-2013, perché nel dicembre del 2012 ho utilizzato l'espressione ideologia del gender, teoria del gender, in un'occasione ufficiale fu Ratzinger, quindi prima di Bergoglio è stato Ratzinger a dire ufficialmente questa parola, e lo fa in un discorso del dicembre 2012 alla Curia romana, con un obiettivo ben preciso, quello di contrastare il disegno di legge sui matrimoni per tutti che veniva discusso in quel frangente in Francia. È da quel momento che il termine di teoria del gender diventa appunto questo strumento di mobilitazione politica che oggi conosciamo, diventa uno slogan, insomma, contro la teoria del gender, diventa uno slogan della Manif pour tous, che è stato il movimento appunto che ha contrastato la legge sui matrimoni per tutti in Francia, e poi è stato ripreso anche in Italia, non solo in Italia, in tutta Europa, anche in Russia. A me di recente è stato un convegno in Russia dove si parlava di Foucault, mi è stata fatta la domanda sulla teoria del gender, quindi è veramente un movimento transnazionale che ha portato in Italia appunto a questo clima che c'è adesso e all'affossamento del disegno di legge Scalfarotto. Adesso vediamo cosa succede sul disegno di legge sulle unioni civili, al ritiro appunto della campagna dell'UNAR contro la discriminazione e della distribuzione di questi opuscoli dell'istituto Beck ai presidentori. Quindi vuol dire una campagna che sta avendo ottimi risultati. Quello su cui vorrei insistere però è che non si tratta, come spesso ci diciamo, di movimenti di tradizionalismo, cioè soltanto di una parte della Chiesa. Cioè, sappiamo che la Chiesa cattolica è un arcipelago complesso, ci sono tante anime differenti e chiaramente non tutte sono cooptate allo stesso modo in questa campagna, però resta il fatto che è la posizione ufficiale della Chiesa. Parte dai vertici della Chiesa, non è soltanto una questione che coinvolge dei movimenti particolarmente a destra. E questo dimostra il fatto che dopo appunto Ratzinger ha aver usato questo termine, sono stato sia Bagnasco sia Bergoglio. Bagnasco ha detto che la teoria del gender edifica un transumano in cui l'uomo appare come un nomade privo di meta e a corto di identità, e Bergoglio ne ha parlato più volte. Ha detto ad esempio che la teoria del genere è uno sbaglio della mente umana che fa tanta confusione, che è l'esito della frustrazione del mondo moderno e che trasforma le scuole in campi di rieducazione. L'espressione teoria, ideologia del genere in questo caso, compare anche nella relazione finale del sinodo. Quindi insomma è in risposta a quanto afferrato da questa autorità che si è creato questo movimento. E un movimento che sta agendo in modo capillare. Io vengo da una regione particolare, che è il Veneto, e da Verona, che è stato un po' uno dei centri di propagazione di questa campagna, ma sicuro che è un martellamento continuo. Non c'è fine settimana in cui ho un moratorio, una biblioteca o un consiglio comunale dell'Inter di Verona non ospitano una di queste iniziative. Si è creato veramente un panico presso i venitori. E le istituzioni non hanno mancato di rispondere a questo fatto, perché Verona, che già nel 95 reagì al primo documento ufficiale del Parlamento europeo sulla parità dei diritti per le persone omosessuali, con questa delibera storica del 95, a cui è stato tratto anche uno spettacolo teatrale, perché la discussione del Consiglio Comunale fu particolarmente feroce in quell'occasione, quelle mozioni non sono mai state ritirate. Ma l'anno scorso,
studiato, la Comune di Verona ha fatto un'altra delibera in difesa della famiglia naturale, in cui si chiede al sindaco e alla giunta di istituire un osservatorio per raccogliere le lamentele dei genitori della scuola. La Regione Veneto ha istituito una giornata della famiglia naturale da celebrare a tutte le scuole il giorno prima di Natale. Il sindaco di Venezia, come sapete, ha ritirato dalle scuole questi libretti, secondo lui colpevoli di diffondere la teoria del gender. Anche qua da Venezia sono stati ritirati. Ecco, quindi che cosa viene raccontato in questa campagna? Enzo ce l'ha già detto, come ci sappiamo, ma anche in questo caso forse vale la pena di ripeterlo, e lo ripeterò con le parole di uno degli artefici di questa campagna, un personaggio importante di questa campagna, che si chiama Tonio Natrella, che è uno psicoterapeuta, ma soprattutto un signore, è uno degli autori del Lexicon. E Anatrella, in dei recenti interventi, insomma, che sono stati tradotti anche in italiano, sostiene che la teoria del gender è un'ideologia anticristiana che avrebbe preso il posto del marxismo dopo il crollo del muro di Berlino. Guardate che sono posizioni, appunto, di personaggi chiavi del dibattito, cioè non sono, insomma, potrebbero far sorridere, sembrare strani, invece è una posizione vicina a quella. Cioè è la posizione delle autorità ecclesiastiche, quindi un'ideologia anticristiana che dopo il crollo del muro di Berlino ha preso il posto del marxismo, ma mentre il marxismo è fallito, l'ideologia del gender avrebbe assunto una posizione egemonica nell'ONU e nell'Unione Europea. Lo scopo di questa teoria o ideologia sarebbe quello di cancellare le differenze sessuali, cancellare la differenza tra uomini e donne, distruggere la famiglia naturale, dare alle donne un potere assoluto sugli uomini e poi di difendere l'omosessualità e la perversione sessuale presso i giovani attraverso l'educazione, quindi manipolando i bambini nelle scuole. Ecco, i toni della relazio finalis del sinodo non hanno questa stessa veemenza che usa Natrella nelle sue conferenze, però i contenuti non sono poi molto diversi, perché al paragrafo 8 della relazio finalis legge che l'ideologia del gender nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna, prospetta una società senza differenze di sesso e svuota la base antropologica della famiglia. Ecco, che cosa c'è di vero in questo? Ben poco, a mio avviso, a partire dalla espressione che viene utilizzata, che è un'espressione che è di per sé un costrutto ideologico. Quindi quello che sto sostenendo è che non c'è un'ideologia del genere come ci viene presentata, ideologica invece questa crociata contro la presunta teoria o ideologia del genere. La teoria del genere, appunto, non esiste in questa versione caricaturale che viene diffusa dalla Chiesa. Quello che esiste invece sono degli studi di genere che sviluppano intorno al concetto di genere una riflessione che è una riflessione critica, non una riflessione ideologica, quindi non è un programma di azione per modificare l'essere umano, è una discussione critica sugli stereotipi di genere, sulle norme di genere. Adesso entrerò un po' più nel dettaglio. Quindi semmai si può dire che c'è un dibattito accademico sul concetto di genere, ma non una ideologia del genere, semmai ci sono tante teorie sul genere all'interno di questo dibattito. Quello che hanno in comune queste teorie, qualcosa di comune c'è, è in effetti la promozione di una convivenza tra le differenze, che è un'altra cosa dalla cancellazione delle differenze. Quindi è questa promozione delle differenze, della convivenza tra le differenze, che a mio avviso viene colpita dalla Chiesa Cattolica, dicendo che appunto è una posizione, affermando afferma che è una posizione pericolosamente ideologica. Il carattere pluralistico di questi studi è evidente anche dal nome che viene utilizzato da chi questi studi fa. Questi studi si chiamano studi di genere, al plurale, non al singolare, oppure gender studies, se si vuole utilizzare l'espressione inglese. Ma in Italia chi fa questi studi dice faccio gender studies, pratico gender studies, pratico gli studi di genere, non dice faccio studi di gender, o tantomeno faccio la teoria del gender. E quindi perché dagli studi di genere si passa alla teoria del genere? Io delle cose dicevo,
Teoria, invece di studi, cosa fa? Rende singolare quello che invece è un dibattito critico, cioè un passaggio necessario da plurale a singolare per presentare questi studi appunto come una ideologia. E poi perché gender? In Italia si usa gender. Anche qui io ho delle ipotesi. Il termine italiano esiste, è genere, viene utilizzato normalmente, però perché si preferisce usare gender, questo lemma misto tra l'italiano e l'inglese? Secondo me proprio per creare confusione, per spaventare, perché il termine inglese confonde le idee e in più suscita dei fantasmi di colonialismo culturale, come appunto come se dalla perversa America fosse in corso appunto un lavaggio del cervello che viene a corrompere i sani principi della sana e cristiana Europa. Non è affatto così, gli studi di genere si praticano anche nelle università europee, anche nelle università italiane, anche se non abbastanza, e anzi, insomma, adesso è una storia che non posso fare, ma si potrebbe dire che questi studi hanno proprio origine dall'Europa, dal dibattito europeo che c'è già negli anni 70, ben prima della diffusione poi degli studi di genere nelle università americane degli anni 90. Quindi che cosa significa genere? Ecco, questo, dopo aver detto cos'è la teoria del gender e con questa campagna ideologica della Chiesa, vediamo la seconda domanda: che cosa significa genere? Questo concetto che esiste anche in italiano è un concetto che è in uso in varie discipline, utilizzato appunto, è diventato insomma nel lessico comune di tante discipline, della medicina, della psicologia, ma anche della sociologia, degli studi letterari, degli studi storici, nella filosofia, nel diritto, insomma. Ha origine in ambito medico-psicologico intorno agli anni 50, perché il genere, come sappiamo, è una delle tre componenti dell'identità sessuale. Vi dico qualcosa che forse è scontato, ma forse non è per tutti. È una delle tre componenti dell'identità sessuale per la psicologia, insieme al sesso e all'orientamento sessuale. Il sesso è la componente fisica, lo sappiamo tutti, insomma, a sua volta è determinato da un insieme di fattori, però sarebbe complesso insomma allora qui affrontare la questione di quanti sessi esistono, ma cioè generalmente si riconosce che ne esistono due, e comunque questa attribuzione di sesso è legata a un insieme di fattori, la conformazione vegetale esterna e interna, la conformazione fisica, le gonadi, gli ormoni, i cromosomi sessuali e così via. L'orientamento sessuale invece è la direzione equivalente nel desiderio. Una persona omosessuale è prevalentemente attratta dalle persone sul stesso sesso e una eterosessuale prevalentemente attratta dalle persone del sesso opposto. Il genere, invece, che questo è il concetto che ci interessa, è diciamo la componente socio-psicologica dell'identità sessuale, non soltanto psicologica, ma socio-psicologica. Non ha a che vedere soltanto con il corpo, come il sesso, ma ha a che vedere con, diciamo, con il sentimento di sé che ha un soggetto. Sentirsi maschio o sentirsi femmina, secondo ciò che è considerato essere maschio e femmina nella società di appartenenza. Nella maggior parte dei casi, statisticamente, le persone che nascono con sesso maschile hanno un'identità di genere maschile, quindi hanno comportamenti che rientrano, insomma, negli cambi di genere della società a cui appartengono. Nella maggior parte di casi chi nasce con un sesso femminile ha comportamenti di genere femminile, però esistono anche minoranze e il compito delle democrazie liberali dovrebbe essere proprio quelle di tutelarle, perché esiste, sappiamo bene, una minoranza significativa della popolazione invece che nasce di sesso maschile ma un'identità di genere femminile, o che nasce con il sesso femminile ha un'identità di genere maschile, sono le persone transessuali, NTF, da maschio a femmina o da femmina a maschio. Però esistono anche persone che hanno un'identità di genere conforme al sesso di nascita, ma hanno poi dei comportamenti non perfettamente allineati con i canoni culturali del genere della cultura a cui appartengono. Sto dicendo una cosa semplice in realtà, lo sappiamo tutti, esistono degli uomini, dei ragazzi, dei bambini che vengono percepiti come effeminati perché hanno dei comportamenti o perché si abbigliano o perché gesticolano o perché hanno una voce che non viene riconosciuta pienamente maschile, o perché magari a scuola si dedicano a delle attività o dei giochi che veramente sono
appannaggio delle femmine. E così come esistono delle bambine, delle ragazze, delle donne che vengono considerate mascoline perché hanno dei comportamenti, dei gusti, praticano dei giochi, delle attività che generalmente vengono attribuite ai maschi. Non è detto che tutte queste donne, ragazze, queste bambine abbiano un'identità di genere differente dal sesso di nascita. Alcuni di questi bambini può darsi che abbiano già un'identità di genere femminile, o di queste bambine un'identità di genere maschile, e che magari la svilupperanno maggiormente poi crescendo, alcuni di questi bambini o bambine possono essere omosessuali, cioè che lo sappiano già, che non lo sappiano ancora, ma che insomma che poi svilupperanno prevalentemente un desiderio omosessuale, ma altri no. Ma altri no. Il punto qual è? Il punto è che questi ragazzi, uomini e bambini, queste ragazze, donne e bambine che hanno comportamenti di genere non perfettamente allineati con i canoni sociali della mascolinità e della femminilità, in società come le nostre vengono ancora derisi, presi in giro, malmenati, bullizzati. E questo accade nei luoghi di lavoro, nei luoghi di aggregazione e anche nelle scuole, che sono insomma, un importantissimo luogo di aggregazione dei bambini e dei ragazzi. Particolarmente grave, come sappiamo oggi, è il fenomeno del cyberbullismo, cioè la costruzione, insomma, la diffusione dei social network, di pagine Facebook, di siti che vengono costruiti ad hoc per prendere in giro quel compagno, quella compagna, avendo insomma degli effetti devastanti, perché diventa proprio un luogo pubblico, no? Insomma, la rete. Credo che a questo proposito che tutti ricorderete un caso che ha fatto molto discutere in Italia, che era il caso di Andrea, il ragazzo romano che la cronaca ha presentato come il ragazzo dei pantaloni rosa. Ecco, non sappiamo se Andrea fosse omosessuale o se fosse transgendere, non è importante saperlo. Nessuno può saperlo perché lui in realtà non ne ha parlato con nessuno, né ad amici, né ai genitori, tantomeno agli insegnanti. I genitori si sono affrettati a dire che era innamorato di una ragazza, come per cancellare dalla sua memoria la possibile onta dell'omosessualità. Ma ripeto, secondo me il punto non è quello di interrogarsi su quale fosse il suo orientamento sessuale o la sua identità di genere. Il punto è che quello che sappiamo è che questo ragazzo piaceva il rosa, piaceva indossare pantaloni rosa, si metteva lo smalto protettivo sulle unghie, che aveva dei comportamenti effeminati e che per questa ragione veniva deriso e utilizzato dai compagni che lo chiamavano socio di persona a scuola e su questo sito, su questa pagina Facebook che avevano costruito contro di lui. Però anche di questi insulti che lui riceveva, anche di questa pagina che era stata costruita contro di lui, lui non ha mai avuto il coraggio di parlare né ai genitori né agli insegnanti. La vergogna evidentemente era troppa, la pressione era insopportabile e nel novembre del 2012 Andrea si è impiccato a 15 anni. Ecco, quello di Andrea è soltanto un esempio, perché le statistiche affermano che la maggior parte dei suicidi in età adolescenziale, anche quelli che non salgono all'onore delle cronache, li commettono appunto ragazzi e ragazze derisi e bullizzati per la loro non totale conformità di genere. Le statistiche dicono che presso questi ragazzi il tasso di suicidio è 6 o 7 volte più alto rispetto a quelli che hanno comportamenti di genere conformi agli standard. Ecco, queste storie, questi casi ci permettono di capire qual è l'approccio degli studi di genere alla questione del genere. Per gli studi di genere, il genere, oltre a essere la componente socio-psicologica della sessualità, è anche una norma. Una norma. Esistono norme di genere nella società e sono norme particolarmente rigide che prevedono efferate sanzioni sociali per chi le trasgredisce. Questo quindi ci porta alla terza domanda: che cosa sono gli studi di genere o gender studies? Allora, gli studi di genere sono uno sviluppo degli studi femministi che indagano, appunto, problematizzano le norme di genere, quindi che indagano il genere pensandolo come norma. Lo
preciso di nuovo, non è una teoria o un'ideologia, è un ampio settore, un settore di ricerche plurali, interdisciplinari, è un dibattito di voci differenti, spesso discordanti, spesso anche ferocemente polemiche l'uno con l'altro. Ho detto, derivano dagli studi femministi e se chi ha pratica di questi studi lo sa che le femministe una cosa, fanno tantissime cose benissimo, ma una di queste è quella di litigare l'una con l'altra, no? Sulle questioni. E così anche gli studi di genere fanno questo, è un vertigo continuo da teorie, cioè altro che teoriche, altro che ideologie. In questi dibattiti però ci sono dei punti fermi, ad esempio il fatto che le norme di genere, cioè ciò che una società reputa appropriato, genere maschile o femminile, variano nelle differenti culture e variano nella storia. Anche questi insomma sembrano concetti complessi, in realtà è qualcosa che noi tutte sappiamo che le nostre figlie agiscono la loro femminilità in un modo molto differente dalle nostre nonne o dalle nostre bisnonne. Cioè, storicamente cos'è appropriato a una donna per essere donna nella società è cambiato. Oppure un altro esempio, scusate la banalità, tutti sappiamo che il kilt in Scozia è un capo d'abbigliamento tipicamente maschile. Da noi anche le donne scozzesi, li chiamiamo scozzesi, anche le donne appunto in tessuto scozzese le portano soltanto le donne, quindi culture differenti, anche così vicine, un indumento viene interpretato in modo differente. Quindi negli anni 60 e 70 è stata la teoria femminista a utilizzare il concetto di genere proprio per denaturalizzare la subordinazione delle donne agli uomini, non per negare la differenza sessuale, anzi per insistere sulla differenza sessuale, ma per dire che certo esistono importanti differenze fisiche tra gli uomini e le donne, ma che queste differenze non possono in alcun modo giustificare il dominio degli uomini sulle donne e tantomeno le violenze degli uomini sulle donne. Si parla spesso di femminicidio, secondo me un termine più corretto del termine femminicidio che punta diciamo, l'attenzione sulla vittima della violenza femmina, mi sembrerebbe violenza di genere. Femminicidio altro non è se non una violenza del genere maschile sui genere femminile. Ecco, a chi sosteneva quindi che la subordinazione delle donne agli uomini fosse naturale, le femministe rispondevano e ancora rispondono che invece è culturale, che si tratta di una norma di genere. Di una norma di genere che, come tutte le norme, può essere contestata, riformata o abolita. Questo vuol dire considerare il genere come norma, dire che queste norme possono cambiare nelle società. E oggi appunto non possiamo che dare loro ragione, le norme di genere per quello che riguarda la vita delle donne sono cambiate. E il grande numero appunto di uccisioni di donne da parte di mariti abbandonati e lasciati è anche a me una conseguenza della loro rinnovata capacità di agire. Insomma, le donne lasciano uomini che fino a qualche tempo fa non avrebbero avuto il coraggio di lasciare e che si reagiscono in questa maniera efferata. Contemporaneamente la critica femminista alle norme di genere e la stessa critica è stata sviluppata anche all'interno dei movimenti lesbici, gay, transgender, transessuali, intersessuali. È la storia che prima ci ha ricordato anche Enzo Cucco. Dagli anni 60, ma in realtà anche da prima, lesbiche, gay, transessuali, sessuali, intersex si sono riuniti in movimenti che denunciano la violenza omofobica, transfobica e che rivendicano la possibilità di esistere al di fuori delle norme di genere tradizionali. Quindi quando poi queste soggettività hanno assunto parola non solo nei movimenti ma anche nelle accademie, anche nelle università, hanno sviluppato altri studi di genere che, diciamo, la loro specificità è quella di mettere in luce non soltanto che le norme di genere cambiano nella cultura, nella storia, ma anche che all'interno della stessa cultura si può essere uomini e donne in tanti modi differenti e si può anche assumere delle identità intermedie tra maschile e femminile. E questo significa che non esiste, ad esempio, un solo modo naturale di stringere relazioni affettive e sessuali, che non esiste un solo modo di formare una famiglia.
ma questo non significa assolutamente sostenere che non esistono differenze sessuali o che non esistono differenze di genere, né vuol dire insistere, imporre, voler imporre a tutti gli spazi della propria identità di genere e dei propri legami relazionali e familiari. Ad esempio, difendere il diritto delle lesbiche e dei gay al matrimonio non significa in alcun modo negare agli uomini e donne eterosessuali il diritto di sposarsi. E francamente questa campagna che viene fatta continuamente, secondo cui l'accesso appunto al matrimonio di uomini gay e donne lesbiche le rende diritto delle coppie eterosessuali, a me sembra un'assurdità. Così come è assurdo pensare che contrastare le discriminazioni omofobiche e transfobica nelle scuole significa imporre l'omosessualità e la transessualità a tutti e a tutti i bambini. Le persone omosessuali e transessuali sono sempre esistite, anche nelle società più omofobe e più transofobe, esistono anche sotto quei regimi che condannano a morte le persone omosessuali, ancora oggi sono 78 paesi nel mondo che prevedono la pena di morte per le persone, allora 78 in cui un reato, 7 prevedono la pena di morte. Quindi le persone omosessuali e transessuali sono sempre esistite, sono cresciute generalmente in famiglie eterosessuali che le hanno osteggiate e che non hanno certo insegnato loro a essere, a diventare gay, lesbiche o transessuali. Quindi l'identità sessuale, l'identità di genere non è qualcosa che possa essere prodotto così facilmente dall'esterno, perché società appunto transfobe e omofobe non sono riuscite mai a eliminare questa espressione dell'identità di genere, dell'identità sessuali. La verità è che l'identità di genere, l'identità sessuale in senso lato, è una componente profonda della personalità che per la psicologia oggi resta un mistero, e io spero che resterà un mistero. Questo mistero però ci interroga, e a questo mistero bisogna rispondere pedagogicamente, bisogna rispondere politicamente. I programmi educativi che traggono ispirazione dagli studi di genere promuovono una società della tolleranza e del rispetto, in cui possano essere accolti anche quei ragazzi, quelle ragazze, quegli adulti e quelle adulte che esprimono il proprio genere in modi non convenzionali. Nessuno di questi programmi vuole cancellare la differenza sessuale, nessuno di questi programmi vuole trasformare i nostri figli, i vostri figli, in soggetti neutri o indifferenziati. Nessuno di questi programmi vuole obbligare i nostri figli a indossare maschi, a indossare pantaloni rosa. Ciò che si vuole fare invece è costruire una società a partire da una scuola in cui i nostri ragazzi, quei ragazzi tra i nostri figli che vogliono indossare pantaloni rosa, possano essere accolti, compresi e protetti. Quindi io credo che sia a noi, a voi, a noi, decidere da che parte stare in questa partita politica che si sta giocando in Italia. O dalla parte di questi programmi educativi antidiscriminatori, quindi dalla parte di questi ragazzi, che potrebbero essere anche i nostri figli, ragazzi in carne e ossa, non quello spavacchio, quel bambino feticcio di cui parlava Zucco, che è sempre stato utilizzato contro le minoranze sessuali. Quindi dobbiamo scegliere, o stiamo dalla parte di questi ragazzi che ci sono nelle nostre scuole, oppure stiamo dalla parte dei loro abusivi. Io penso che delle vie intermedie non ci sono.